Salve, salve, buongiorno, benvenuti, accomodatevi. Come va? Bene, ok. E volevate fare un viaggio, giusto? Avevate già scelto la destinazione? Allora, voi, allora, uno dice Tenerife, le Canarie, e l'altro Marsala. Sono due posti completamente diversi, perché Tenerife è più l'acqua, diciamo, che è un po' più fredda perché è verso l'oceano, mentre Marsala l'acqua è un po' più calda e sono paesi arabi più o meno, no? Su Marsala, mentre Tenerife si parla anche lì la lingua italiana oltre che allo spagnolo, ma è una cosa totalmente diversa. Se decidete di andare a Marsala, sapete che potete anche visitare le piramidi, il Cairo, andare a vedere dei musei, mentre a Tenerife fate qualche escursione in barca, così è già più diversa, potete esplorare la città. E allora vi faccio vedere qualche teoria, ok? Allora, le Canarie, abbiamo Fuerteventura o Tenerife? Ah no, avevate scelto Tenerife, ok? Allora, vediamo subito dove posso mandarvi. Eccoci qua. Allora, le Canarie, abbiamo Tinlandia, no, questa è Fuerteventura, no, voi volete andare a Tenerife, o il resort, questo qua, che è molto bello, ecco, che questo qua potete, allora, abbiamo posizione, allora, situata in una posizione invidiabile nel centro di Playa de las Americas. Il Vera Resort International si trova a pochi passi dal mare, raggiungibile comodamente a piedi, dista circa 15 km dall'aeroporto di Tenerife, quindi non è molto lontano. La spiaggia si pubblica di Playa America, dista circa 100 metri e facilmente raggiungibile a piedi tramite un accesso interno al Vera Resort. Si presenta come un'ampia distesa di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini che naturalmente sono ovunque. Eccolo qua, abbiamo il ristorante, abbiamo anche pensione completa, quindi all inclusive, anche disponibilità di fare pasti anche durante la giornata. Le escursioni che possiamo fare sono facoltative o a pagamento. Sì, a pagamento. Ora le quali includiamo il tour della città, tour dell'isola, Teide, Masca, La Gomera, Loro Park, Sim Park, Jungle Park, abbiamo anche Jungle Park, e Submarine, anche Safari, spettacolo medievale, spettacolo di flamenco. Abbiamo anche la possibilità di fare appunto lo snorkeling, perché è amante degli snorkeling. Ecco, allora,
andare una settimana, giusto? Ah, voglio vedere anche il Mashallah. Dopo vi faccio vedere il Mashallah. Una settimana, in che periodo? Ok. Allora, 7 notti, ok. E sono compreso all inclusive, tutto quanto, nel periodo che volete andare, sono 745 euro a persona. Ecco, comprese le spese, assicurazioni, tutto quanto. E anche aereo, sì sì, volo, tutto quanto, sono 745 euro. Poi avevate detto Mashallah, ho questo Utopia Beach che è molto bello, guardate, ha la piscina e la spiaggia proprio attaccata al villaggio. Anche qua si possono fare varie escursioni, eccolo qua, vedete la spiaggia quanto è bella, ecco, è fantastica, sì sì, è di sabbia, la sabbia, cioè la spiaggia è di sabbia. Allora, vediamo un attimo qua, spiaggia, no, vediamo innanzitutto la spiaggia, ampia spiaggia di sabbia con area dedicata ad ospiti e facile accesso al mare, balneabile, già a pochi metri dalla riva, barriera corallina facilmente raggiungibile camminando nell'acqua, disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini. Lì è qua per fare snorkeling, è più indicato perché il mare dell'Egitto è molto più ricco di pesci rispetto al mare di Tenerife. Ecco, alle escursioni che potete fare qua sono, allora, Sharm El Lodi, il Quesir City Tour, Abu Dhab, Baia dei Delfini, Sottomarino Giallo, Jeep Safari, Moto del Deserto, Luxor e Aswa. Luxor è bellissimo, ci sono stata anch'io, molto bella. Qua decisamente i prezzi più o meno sono simili, non c'è tanta variazione. Qua varia di 100 euro, 665 euro nel periodo in cui volete andare voi, nel dell'altro era 745. Sì, avevate deciso dove volevate andare. Beh, raga, un attimo solo, no, non iniziate a litigare. Allora, io vi ho illustrato, magari potete pensarci. Caro, ti conveniva venire da solo? No, no. Come? Come ci provo col tuo ragazzo? Ma cosa stai dicendo? Ma non è vero! Ho detto così, ho fatto una battuta che gli conveniva venire da solo. Perché? Ma perché lo stai attaccando? Ma dai, ma non... Cioè, state discutendo per un viaggio da fare e alla fine dovete decidere tutte e due, cioè non è che lo puoi attaccare in ogni secondo. Ma come non gli devo dire, non ti devo dire io quello che devi fare? Va bene, allora ragazzi, allora, se non siete ancora convinti di dove volete andare, non venite qua a litigare, perché io vi ho descritto più o meno come... Sì, gliel'ho detto prima, sì, l'ho detto prima che è compreso del volo dell'aereo, appunto. Allora, se non siete ancora convinti, voi, io vi lascio il dépliant qua e ci date un'occhiata, va bene? Quando avete deciso, venite, ritornate insieme, non da solo, no, anzi, scusa, no, non mi permetterei mai, no, no, non mi permetterei mai, ma scherzi. Eh no, eh no.
Allora, avete ancora un po' di tempo perché ho visto che volete andare nei mesi prossimi, cioè non è un viaggio che volete fare last minute. Se magari non c'è più posto, potremo vedere qualcos'altro, sempre inerente alle destinazioni che vorresti andare. Ok. Prossima volta, ok? Magari quando sarete più convinti. Ok, allora ci vediamo la prossima volta. Volete proprio, tu puntavi più su Tenerife e l'altro su Sharm el Sheikh e Marsala. Ma ragazzi, dovete decidere, cioè, dovete decidere voi. Cioè, io sono qua apposta. Quando avrete le idee più chiare, adesso ci date una lettera al dépliant che vi ho dato e poi venite qua e facciamo la prenotazione. Ok? Grazie. Arrivederci, arrivederci. No, non c'è bisogno di prenotare, potete venire qua se non ho nessuno. Prenotiamo. Sì, ok. Arrivederci.